buona serata a tutti, veramente grazie per essere così numerosi. La vostra presenza dimostra che quando ci si convoca per cose che ci coinvolgono tutti, ci siamo sempre. Noi questa sera presentiamo una partita importante. Nella mia introduzione non entrerò in merito al tema, perché avrò la possibilità di farlo assieme ai miei colleghi sindaci nelle conclusioni dedicate di questa serata. Quindi i primi tre interventi, che riguardano tre sindaci dei sette della Unione Montana, saranno interventi istituzionali. A me tocca il dovere di rivolgervi un saluto di ospitalità. Sono veramente contento che questa assemblea così importante si svolga nel mio comune. Vedo davanti a me amici di percorso che su questo progetto hanno giocato una partita importante. Non cito naturalmente nessun nome per non far difetto a chi poi rischia di dimenticarmi. Dico solo che da questa sera ci giochiamo una partita importante, che se siamo intelligenti è una partita che ci può far uscire dalla marginalità come zona interna. Apro e chiudo su questo concetto qua. Vi illustro semplicemente come si svolgerà la serata. Vi ripeto, i primi tre interventi istituzionali del sindaco che ospita l'assemblea, del presidente dell'Unione Montana Alto Emilia Metauro, che è praticamente l'organizzatrice di questa assemblea, del presidente della provincia Daniele Tagliolini. Dopodiché avremo l'intervento di un sindaco al quale mi permetto di dire in premessa grazie. Mi riferisco al sindaco di Fano, glielo dico in maniera convinta perché la sua presenza continua, non di questa sera, ma la sua presenza continua alle assemblee dei sindaci che riguardano tematiche relative alle zone interne, dimostra che non è vero che la Riviera, tutta la Riviera, non è attenta all'entroterra. E i sindaci della Riviera, che sono attenti invece alle problematiche delle zone interne, ritengo che siano i più lungimiranti, perché sono sindaci che hanno capito che anche l'avvenire della Riviera sta nel rilancio dell'entroterra e nella creazione di sinergie e di percorsi di crescita comune tra costa e entroterra. Per questo Massimo ti ringrazio tantissimo di essere qui, ti ringrazio anche in modo particolare per quello che hai fatto in termini di impegni assieme al vice ministro Nicini su questa idea progettuale. Avremo poi l'intervento dell'onorevole Camilla Fabri, la quale ugualmente ringrazio per l'attenzione alle problematiche delle zone interne e soprattutto per l'impegno profuso in questa idea progettuale. Dopodiché, cari amici, avremo l'intervento della nostra amministrazione regionale, Andrea Biancani, consigliere regionale, presidente anche della commissione che riguarda le tematiche di cui parleremo questa sera, rappresenta naturalmente il presidente della giunta regionale, che io saluto pur assente, e ringrazio Andrea per un motivo molto semplice. Io e Andrea sono sindaco soltanto da 6 mesi. Poco prima della campagna elettorale, di Camilla era presente, in una assemblea in comune, il candidato allora presidente della giunta regionale, in maniera responsabile ma altrettanto spontanea, ebbe a dire, ed erano i giorni in cui il governo aveva estrapolato la Fano Grosseto dalle priorità di intervento, Luca ebbe a
dire che era una roba da rinviare, era una roba momentaneamente da dimenticare. Poi c'è stato un incontro importante in quel di Urbino Resort, dove la giunta regionale nuova, Andrea mi ricordi, ha incontrato tutti i sindaci della provincia, laddove lo stesso presidente ha ribadito che il progetto globale dei famosi 4 miliardi di euro sulla Fano Rosseto e anche probabilmente quelle di 2 miliardi di euro relativi al progetto di autofinanziamento sognato dall'allora presidente Spacca erano quelli che dovevano essere rimessi momentaneamente nel cassetto. Vi ho fatto questa premessa per farvi capire da dove siamo partiti soltanto 6 mesi fa e dove siamo arrivati con un'idea fattibile, intelligente, di prospettiva, certamente non esaustiva al 100% sicuramente, però assolutamente una risposta forte, forte, che ci permette di sognare l'impostazione di un'idea nuova di futuro delle nostre vallate, delle aree interne. Allora, vi ho promesso e mantengo di non entrare in merito, però io questa premessa l'ho voluta fare dal punto di vista politico per farvi capire come comunque la sensibilità, l'attenzione, la voglia di dare comunque una risposta ad una provincia, capito? L'ho detto anche un'ora fa, che è l'unica provincia che oggi non ha un passante sul crinale appenninico. E se noi guardiamo le Marche, le nostre piccole Marche, tutte le 4 province per fortuna oggi ce l'hanno, la nostra provincia, Pesaro, non ha praticamente una idea geniale, intelligente, semplice per arrivare in poco tempo a trovare la Val Tiberina. Naturalmente in questa presentazione chiudo dicendovi che ci sarà un intervento tecnico importante dell'ingegner Nicola Dinelli, il quale ringrazio non solo per la presentazione che era stata fatta qualche settimana fa a Fano, ma per aver accettato di venire qui a San Giovanni di Vado ad aggiornarci sulle novità, sui dettagli che comunque in queste settimane sono maturate. L'ingegner Dinella è praticamente, detto in inglese, il project manager, ma il responsabile del progetto, di questo progetto dell'E78, il quale ci illustrerà le linee guida di questo tipo di possibilità reale. Io nel manifesto l'ho voluto definire assieme ai miei splendidi giovani della squadra di Coltiviamo il Futuro, finalmente un sogno possibile, non per illudere la gente, non è mia abitudine, però io ci credo perché veramente questo è un sogno possibile, solo se siamo capaci di coltivarlo e soprattutto di velocizzarlo, perché qui i tempi sono una cosa importante, diciamo amici. Naturalmente, per chiudere questa mia presentazione della serata, questa non è un'assemblea dibattito, l'abbiamo deciso in maniera convinta per un motivo molto semplice. È un'assemblea di comunicazione istituzionale in cui i sindaci, i 7 sindaci e la nostra Unione Montana debbono questa sera responsabilmente dire la propria idea su questa idea progettuale, rinviando a subito, cioè a domani e a seguire, il dibattito interno all'interno del proprio territorio con i propri consigli comunali, con le proprie minoranze e con i loro cittadini. Quindi per questo motivo abbiamo deciso di concludere questa serata con la carrellata di interventi dei 7 sindaci dell'Unione Montana che relazioneranno circa la loro posizione su questo progetto di cui parliamo questa sera. Grazie. Allora, buonasera a tutti. Il mio saluto non è quello del Presidente dell'Unione, ma è
saluto degli altri quattro sindaci che oltre a noi si aggiungono a Regione Montana, quindi il sindaco di Marcatello sul Metauro, quello di Urbania, quello di Fermignano e il sindaco di Urbino. Mi viene da dire che se, come cantava Faber, democrazia e partecipazione, questa sera da qui dovrebbe iniziare un percorso democratico. E lo dico perché noi questa sera non siamo qua a presentare un progetto, ma siamo qua a cominciare a parlare del nostro progetto, che sarà il progetto della nostra zona, della nostra strada, del nostro futuro, perché sicuramente senza strada, lo sappiamo tutti, questa zona non ha più un futuro, non ha più una sostenibilità. E quindi quello che per tanti anni ci è stato promesso e non ci è mai stato dato, forse questa volta riusciremo a averlo. Come? Lo vedremo insieme, lo costruiremo insieme. Abbiamo, come ci verrà detto successivamente, partiamo da dei dati concreti, da delle somme di denaro che magari fino adesso c'erano state promesse e non c'erano. Oggi ci sono, non sono sufficienti, vedremo come fare, vedremo come organizzarci. Però io quello che sono sicuro, che ciascuno di noi, quando dico noi, dico gli abitanti dell'Alta Valle del Metauro, così attaccati alla loro zona, quello che noi dobbiamo essere in grado di fare è essere parte attiva all'interno di questo processo, non con la critica o con la percezione che qualcuno ci vuole fregare. Qui se ci freghiamo tutti insieme, e se riusciamo a vincere, ad ottenere quello che vogliamo, riusciamo a ottenerlo tutti insieme, ciascuno con il suo ruolo, noi con la responsabilità di amministratori e voi con la partecipazione dei cittadini. Questo è sicuramente quello che è alla base dell'incontro che abbiamo voluto organizzare questa sera, di cui ringrazio il sindaco Luzzi, che è stato diciamo l'ideatore di questo incontro, ce l'ha proposto e siamo stati ben felici di poterlo recepire. Ringrazio in primis l'assessore regionale Biancani. Sai Andrea, te l'ho detto tante volte, a noi pesaresi certe volte non ci stanno tanto simpatici, però vi garantisco, quell'uomo lì a me mi sa molto simpatico, non lo conoscevo prima, però sotto le feste di Natale ha fatto la scuola Pesaro Alta Valle del Metauro per ascoltare le nostre preoccupazioni e per organizzare, ve lo ripeto, questo processo che parte da stasera. Non c'è nessun progetto che ci viene calato dall'alto, lo costruiamo insieme. Poi voglio ringraziare, come ha fatto Gianni, la senatrice Camilla Fabbi, che a me è un'amica, quindi la Camilla, sai, è simpatico, no? Noi qui siamo abbastanza informali. E speriamo di giungere con lei, di percorrere questa strada insieme con lei. Poi Massimo Siri, per me è un amico, quindi non ne posso parlare troppo bene perché sarei di parte, però sicuramente una persona che conosce il nostro introterra, lo vuol bene, e siccome è uno furbo, ha capito che a Fano gli conviene essere collegato con lui, quindi oltre al cuore ci mette anche la testa. E infine un ringraziamento particolare a tutta l'ANAS, qui stasera rappresentata dal dirigente Fagioli, dall'altro dirigente che mi sfugge il nome, quindi vedi, io la gaffa devo far sempre, però qualcuno se me lo suggerisce fa un favore. Poi, quindi l'altro dirigente, l'indirigente ingegner Dinella, mi aiuti, mi sto imparando. L'altro dirigente, quello Fagioli? Riera, ecco, mi scusi tanto. E quindi l'ingegner Dinella e tutti quanti, perché l'ANAS per noi è importante, Piccirillo, che è il nostro uomo nel territorio, perché attraversa i nostri paesi, ad esempio per Borgo Pace le strade sono prevalentemente ANAS. E vi ringrazio perché le tenete bene, ci permettete di percorrere bene, e sicuramente siete un alleato giusto con cui iniziare questo percorso. L'ultimo ringraziamento va a quello che noi abbiamo sempre definito il padre della Fano Grosseto, che è l'ingegner Alberto Paccapelo, anche lui un amico, una persona che da sempre ci ha creduto in questa strada, e che lui dice, tu mi dici padre, ma il padre di un figlio è un po' problematico, speriamo che anche tu sarai orgoglioso del tuo figlio. Fra un po' il nonno, va bene, però fin qua padre o nonno, va bene che prima o poi vedi la nascita. Grazie a tutti. Salve a tutti, mi ricollego alle parole dette dal sindaco Gian Alberto Luzzi rispetto alla posizione che a giugno, no, tutti
tutti voi avete avuto modo di leggere all'interno degli organi di stampa, che era la Fano Grosseto, è stata una grande favola, no? Mal interpretata, gestita male, sembrava che tutte le risorse dovessero andare alla Pedemontana delle Marche. E la preoccupazione di un territorio, perché poi sono sindaco a Peglio ormai da diversi anni, era percepibile. Dopo tanti anni che magari aspettavamo delle risorse aggiuntive per questo territorio in maniera strategica sulla Fano Grosseto, vedere accantonata anche la proposta del project financing per tutta una serie di tematiche tecniche ha destato una preoccupazione abbastanza importante fra tutti gli amministratori. E qui, no, nel ruolo anche che ho da presidente di provincia, devo fare un ringraziamento particolare, perché proprio in quei giorni dove il dibattito si stava accendendo, la senatrice Fabbri, nel suo ruolo di senatrice, ha gestito in maniera tecnica e concordata con tutti gli organi istituzionali, quindi provincia e regione, affinché la giornata di oggi e le future giornate siano di buon auspicio per un territorio, affinché risorse strategiche e risposte tangibili possano essere possibili. Ci ha messo tanto impegno a seguito degli incontri che abbiamo avuto, poi non solo legati alla Fano Grosseto, perché l'ingegner Di Nella ho avuto modo di conoscerlo anche per il ponte di Urbania. Ci sono stati altri incontri importanti. La Fano Grosseto, da oggetto messo nel dimenticatoio da gennaio, perché qualcuno magari si è scordato di questo passaggio, a gennaio è stato bloccato il project financing. Penso anche in maniera positiva, no? Per tutti quelli che conoscono la struttura di quel project finance, delle varianti apportate al progetto originario della Fano Grosseto, e quindi alcune tematiche sono state riportate nel tavolo regionale, dove il consigliere Biancari, in qualità di presidente della Commissione Urbanistica e Territorio, ha soprattutto gestire egregiamente, con contatti continui e costanti con tutti gli amministratori locali e con la provincia. Noi abbiamo una grande opportunità in questo territorio, che per la prima volta si vede mettere risorse strategiche in maniera pluriennale, da decidere come e in che modalità. Siccome noi li viviamo questi territori, le sollecitazioni le percepiamo come nostre, anche perché siamo portatori di interessi locali, quello che abbiamo sempre detto è che la vivibilità del nostro territorio è una vivibilità oggettivamente elevata per la qualità ambientale, territoriale, del paesaggio, dall'altra parte è una vivibilità parziale se pensiamo alle infrastrutture, perché questa è una nota dolente che mi porto come presidente della provincia. La gestione oggi, le province non sono più un ente di primo livello ma di secondo livello, sono stati fatti tagli molto molto importanti, e la gestione di tutto quello che è infrastrutture diventa poi difficoltoso, perché nell'ultima legge di stabilità ci saranno accordi di programma quadro con ANAS per gestire al meglio le strade, e c'è un'anomalia grossa nel nostro territorio, che per 40 anni non è stata proposta nessuna alternativa alle infrastrutture ordinarie, cioè la strada statale 73 bis che passa per le Capute, scende ad Urbania e arriva a Lamoli, e l'altra parte che è rimasta in carico alla provincia è la strada provinciale che da Fermignano arriva ad Urbania, dove c'è il traffico veicolare maggiore dell'intera tratta dell'Alto Medaro. Quindi queste considerazioni nell'ottica generale di una pianificazione del territorio sono entrate di impatto in maniera tangibile su tutto quello che è programmazione strategica di un territorio, che giustamente rivendica, no? Come lo è stato fatto qualche anno fa, magari troppo in maniera mediatica e poco in maniera economica, perché dalla diciamo così manifestazione che è stata fatta alla Guinza, adesso non ricordo se era il 2010
o il 2011 non sono state messe poi risorse su questo territorio, proprio perché c'era un progetto che vedeva il pedaggiamento, sono nati comitati contro il pedaggiamento. Quindi le considerazioni che vengono fatte sono principalmente quelle della miglior gestione, salvaguardando la vivibilità dei territori. Quando parlo di vivibilità dei territori mi riferisco storicamente a chi poi tecnicamente questo disagio l'ha vissuto maggiormente. Qui penso principalmente al comune di Mercatello sul Metauro, che oltre a non avere una viabilità oggettivamente gestibile, si è trovato per tanti anni una canna realizzata con un troncone di strada interrotto, e lì abbiamo, no, visibile e tangibile una grande incompiuta del nostro territorio nazionale. Su quel dibattito e sui futuri dibattiti, poi avrò l'occasione di dire qualcosa anche come sindaco, perché se nel territorio comunale del Piglio non è che passa la strada, ma è molto visibile dall'alto, sono tutte considerazioni che devono rientrare dentro delle progettualità che tecnicamente già i territori hanno saputo recepire, hanno recepito nei piani regolatori generali, perché la provincia attraverso il suo progetto definitivo aveva previsto questo. Si parlerà di lotti funzionali all'interno di questa pianificazione territoriale. Non facciamoci perdere, no, non perdiamo questa grande occasione che ci viene messa a disposizione del nostro territorio, sapendo che da oggi inizia un percorso condiviso, strategico, che deve saper interpretare anche dei modelli di partecipazione attiva come quello di questa sera, che poi verranno portati all'interno delle amministrazioni locali e non solo in questo caso, anche all'interno di un dibattito che obbligatoriamente deve abbracciare tutta la provincia di Pesaro-Urbino. Grazie. Sì, grazie, buonasera a tutti. Intanto complimenti sindaco e complimenti al presidente dell'Unione Montana, perché queste sono iniziative importanti. A me, ironicamente, alcune volte mi chiamano il sindaco falegname, perché ho l'abitudine di creare dei tavoli di partecipazione, perché sono convinto che quando c'è la condivisione le scelte poi sono stabili. Quando in realtà non c'è la partecipazione, non c'è il coinvolgimento, non c'è la giusta comunicazione, poi si creano i comitati, si creano le rivolte e rischiamo di perdere anche le grandi occasioni. Ringrazio anche per le belle parole che sono state spese, che ovviamente fanno piacere, grazie di cuore, forse anche immeritate. Però perché il sindaco di Fano partecipa a questa iniziativa? Per due ragioni. Una prima ragione, perché sono straconvinto dell'importanza di questa infrastruttura, che è strategica per tutto il nostro territorio. Secondo, perché dobbiamo capire che se vogliamo vincere le sfide del futuro, o noi facciamo squadra e non ragioniamo in modo campanilistico, ognuno nel proprio cortile, nei nostri confini comunali, o abbiamo questa capacità di fare squadra, altrimenti perdiamo le grandi occasioni. Quindi, e devo dire che questa mentalità nuova c'è, io l'ho trovata, c'è una bella realtà anche di dialogo, non soltanto su questo tema, ma anche su altri temi che ci aiutano a affrontare gli ostacoli che ci sono. Quindi la mia voce, per dire, è un'occasione che non possiamo perdere, e uso la parola non possiamo perdere, è importante per tutto il territorio, e lo dico a maggior ragione, ma questa infrastruttura doveva essere il collegamento fra i due porti, Livorno-Ancona, e il collegamento tra i due mari. Oggi diventa ancora più un'occasione, perché dopo la scelta della quadrilatera, questo dobbiamo avere ben presente. Dopo la scelta della quadrilatera, che a tutti gli effetti è diventato il nuovo collegamento tra Livorno e ad Ancona, se non si fa questa infrastruttura, questa realtà del territorio, meno la costa, perché già la costa ha iniziato a usare la quadrilatera per andare verso Roma. Allora, a maggior ragione, diventa strategico, se non vogliamo isolare questo territorio, realizzare questo collegamento. Sempre più i flussi, in termini turistici, in termini produttivi, si misurano con i tempi di percorrenza. Allora, io sono una città di mare, una città fortemente caratterizzata per il turismo,
E io so benissimo cosa significa non avere collegamenti. Per esempio quest'estate, che la strada da Cantiano verso Fano era interrotta, c'erano ore di fila, noi abbiamo visto un calo di provenienza da quelle realtà. Hanno preferito fare magari qualche chilometro in più, ma risparmiando in tempo. Ma questo vale anche per le attività produttive. E allora ecco, questa veramente, ripeto, è un'occasione che non possiamo perdere, a maggior ragione dopo quelle scelte fatte. Allora, quando il mio presidente Cerciotti, voglio ringraziare, fece l'incontro, eravamo tutti presenti, a Turbino, ci comunicò che non c'erano più le risorse, che il percorso della Fano-Grosseto non si sarebbe più realizzato. C'è avuto un brivido. Io vi dico la verità, come sono uscito da quella riunione, ho alzato il telefono, ho chiamato il viceministro, che non dobbiamo dimenticare che nel maggio 2014, Camilla è presente, costituirono la società di scopo, maggio 2014. Quindi aveva preso a cuore questa questione. Io ho rappresentato il disagio e devo, e non a caso, avete chiamato la senatrice Camilla Fabri, perché è un'altra che ha tampinato, usiamo i termini veri, è stata sul pezzo. E si è fatto un lavoro di pressi, ma è stato facile perché c'era dall'altra parte una condivisione e una convinzione dell'importanza. E anche la regione ha fatto la sua parte. Presidente, tu in prima persona hai partecipato, non ci avresti chiamato altrimenti, no? Le presenze hanno questo significato. E il risultato qual è stato? È stata inserita in agenda questa infrastruttura. Ma badate, il vero risultato qual è? Che sono previsti 1.800.000 euro, non soltanto per il nostro territorio, per queste infrastrutture, di soldi pubblici. Questo dobbiamo dirlo. Perché prima si parlava di project finance, si parlava di pedaggio ed era un'ingiustizia per questo territorio. Perché se doveva esserci un pedaggio lo dovevamo dividere con tutto il territorio regionale. Non era giusto che una infrastruttura veniva realizzata con risorse pubbliche e una no. Allora che questa è stata la battaglia di giustizia. Il governo ha deciso di destinare a questo territorio 1.800.000 euro tra la provincia di Pesaro e la parte della Toscana. E questo è un risultato, ripeto, anche di giustizia. Qui vedo alcuni colleghi che erano in provincia, che su questo abbiamo sempre discusso ed erano state criticate. Non perdiamo questa occasione. Allora, un altro elemento importante che lo dico a tutti i sindaci è il tempo. Quindi discutiamo, decidiamo quali devono essere le priorità di intervento, ma poi decidiamo. Perché fuori da qua c'è una lista d'attesa di interventi in tutto il paese che fanno a gara per avere risorse. Allora più temporeggiamo e più rischiamo di perdere queste risorse che possono essere destinate ad altre infrastrutture di cui necessitano tanti territori. C'è la presenza di ANAS, è una conferma della volontà, perché nel giro di poco tempo già ci siamo incontrati a partire da Fano, ci sono stati altri incontri, quindi è una dimostrazione, essendo presente sul territorio, che c'è una volontà vera, c'è un'indicazione forte del governo verso questa indicazione. Allora, bisogna individuare con velocità le priorità di questo intervento. Chiaramente deve essere un intervento equilibrato fra le esigenze di infrastruttura e la vivibilità del territorio, ma su questo i sindaci già si sono confrontati, c'è la sensibilità, come è giusto che sia. E poi mettiamo fine ad un incompiuto, perché quando c'è un incompiuto c'è un fallimento di chi ha amministrato nel tempo. Io ero giovanissimo, ero presente all'inaugurazione del traforo della Guinza, ero collaboratore dell'allora presidente della provincia, ho dormito l'assessore provinciale quando abbiamo occupato la Guinza per richiamare l'attenzione. Vorrei, mi piacerebbe, ritornarci all'inaugurazione del nuovo tratto, perché questo territorio lo merita, è un territorio di gente laboriosa, seria, e merita un'infrastruttura come questa che può portare soltanto valore aggiunto e ricchezza. Quindi io mi fermo qua, vi ringrazio di avermi invitato e l'appello che faccio a me stesso, che faccio a voi, nell'interesse di tutto il territorio, non perdiamo questo treno. Intanto permettetemi, non solo di forma, di ringraziare il sindaco Luzzi e Romina Pierantoni per l'organizzazione di questa serata. Dimostrazione è data la partecipazione, considerato che sera è un venerdì a margine anche delle feste natalizie, che l'argomento in discussione
è l'argomento che ognuno di noi, coste dentro terra, vive come una delle priorità della propria esistenza, che sia personale, che sia di vivere la propria comunità, la propria collettività, che sia di lavoro, che sia solo di passaggio. Io non ripercorro la storia della Fano Grosseto, ricordo in più che nel 1960, negli anni 60, giusto dove l'ingegner Dinella, si parlava di Fano Grosseto. E per chi come me ha avuto un papà che ha fatto politica una vita, ed io ero una ragazzina quando andavo in provincia e sentivo mio padre, che era vicepresidente della provincia di Pesaro Urbino, che parlava di Fano Grosseto, ma avevo 14, 15, 16 anni. E ho sempre sposato la causa della Fano Grosseto, non perché fosse un'impuntatura di questa provincia o perché qualche forza politica, quando si presenta alle elezioni, deve dire noi faremo questo, questo e quest'altro, però poi spesso purtroppo disattenderle, ma perché una provincia come la nostra, che non si basta più, badate bene, perché la crisi ha insegnato qualcosa a tutti noi, ha bisogno di attenzione e ha bisogno di un'infrastruttura che completi la sua bellezza, facendola attraversare dal mare Adriatico al mare Tirreno. Ora, io sono di Pesaro città e noi spesso ci diciamo, insomma ci si dice anche tra detti e lavori, i rappresentanti dell'entroterra, non esiste i rappresentanti dell'entroterra. Perché se un pesarese di Pesaro città o un fanese come sindaco Massimo Seri non coglie l'opportunità che può venire dalla realizzazione della Fano Grosseto, non per l'entroterra appunto, ma per non racchiuderlo in quella marginalità di cui parlava il sindaco Luzzi. Cioè, se dopo tanti anni di crisi e di difficoltà non riusciamo a comprendere che non esiste la costa e dell'entroterra, ma esiste la provincia e, aggiungo, esiste tutta la regione, noi forse non riusciamo a cogliere l'importanza di alcune delle sfide che lanciamo. Quando anch'io, come presidente della provincia Daniele ed altri, tra giugno e luglio si è sentita dire finito, elenco, com'è che si chiama, elenco delle priorità delle opere infrastrutturali in Italia, elenco alla mano, vai a scorrere e leggi che la Fano Grosseto non c'è più, tu hai fallito, e hai fallito non nel tuo ruolo di parlamentare, ma hai fallito nel tuo ruolo di persona che ha cercato di prendersi carico di una serie di priorità che non sono le tue perché devi far vedere che sei bravo, ma che sono della tua comunità e, aggiungo, sono della tua comunità provinciale, perché non c'è, come dicevo prima, rispetto a questo una distinzione. E insieme, e devo dire che forse è una delle rare occasioni in cui tutti i livelli istituzionali, dai sindaci, dalla regione, dal Parlamento, dal Ministero, si mettono insieme, abbiamo fortissimamente voluto combattere una battaglia che era una battaglia a quel punto di giustizia per il nostro territorio. Non era più una battaglia di vezzo perché l'avevamo chiesta e la chiedevamo dagli anni 60, era una battaglia di giustizia perché chi come me va a Roma tutte le settimane, domani mattina passava su tutte delle Marche e non si sarebbe più fermata, ma Camille dalla provincia di Pesaro Urbino nell'entroterra ci viene la domenica, ma le considerazioni che faceva il sindaco Seri sono importanti, non è che vinciamo la sfida, ragazzi, se ci isoliamo dal resto del mondo. Poi è chiaro, tutti vorremmo le strade, tutti vorremmo le infrastrutture, ma tutti nello stesso tempo vorremmo vedere sempre tutto il verde, tutto bello. Dobbiamo cercare di ottenere la soluzione migliore con l'impatto migliore, sapendo che in questo momento, a differenza del passato, in cui io mi rendo anche conto ci sono state persone che hanno promesso e non hanno mantenuto, noi abbiamo un impegno economico certo, che è il 1.800.000.000 di cui parlava il sindaco Massimo Seri, di cui 700 milioni spendibili nella nostra provincia per partire da una delle più grandi incompiute d'Italia, cioè la Guinza.
Io dirigevo un'associazione di categoria quando insieme alla provincia ho sposato la casa della Guinze e ho portato i miei artigiani a manifestare lì quella sera. Non l'abbiamo fatto perché ci vogliamo bene e siamo persone che si stimano, l'abbiamo fatto perché sappiamo che anche quello ha un impatto sul sistema economico locale, aggiungo io provinciale, aggiungo io regionale, vado anche oltre. Quindi abbiamo un finanziamento certo, abbiamo un soggetto certo che è ANAS, abbiamo superato il tema del pedaggiamento, aggiungo io oggi noi non siamo nella fase delle promesse, siamo nella fase della discussione, siamo nella fase anche della legittima discussione in cui ogni territorio sarà chiamato a dire correttamente, cioè non c'è il messaggio per cui domani mattina arrivano le ruspe e ci costruiscono nel giardino di casa. Chi dice questo dice una falsità, ma io credo che la straordinaria partecipazione di questa sera, al di là di come ognuno di noi la può pensare e probabilmente di come ognuno di noi l'aveva immaginata quella strada, è la straordinaria voglia di vedere compiuta una cosa che ognuno di noi si sente promettere da anni e che ognuno di noi ha visto in qualche modo gli anni dopo decadere. Abbiamo un finanziamento certo, abbiamo il tempo della discussione, abbiamo il Ministero e devo farlo qui anche se lui non c'è, l'ho sentito ieri, l'ho chiamato per correttezza perché la correttezza distingue sempre i rapporti fra le persone, gli ho detto che ci sarebbe stata questa assemblea, abbiamo il Vice Ministro delle Infrastrutture Riccardo Nencini che ha sposato da subito, ha creduto fin da subito alla realizzazione anche come dire al proseguimento di questo progetto, abbiamo tutte le condizioni per poter essere quelli che siamo questa sera, il giorno del primo, come dire, del primo mattone, del primo centimetro di riapertura della Guinze, quindi di realizzazione della fabbrica del Sento, abbiamo l'opportunità di esserci, non Camilla o l'ingegnere Di Nella che ci saranno sicuramente, ma tutti insieme dopo aver discusso, aggiungo, con un tempo che deve essere un tempo congruo della discussione, perché in questo paese molto spesso ci facciamo del male da soli, nel senso che ognuno di noi pensa quali siano le cose giuste, poi è chiaro che ci chiudiamo rispetto alle esigenze personali, ma se noi riusciamo ad avere uno sguardo che non è quello legato all'esigenza personale, ma è uno sguardo legato alla collettività, e aggiungo, permettetemi, uno sguardo legato a quello che noi dobbiamo anche lasciare alle future generazioni, noi questa è una sfida che sappiamo accettare. 1.200.000.000, ANAS, i livelli di governo che sono d'accordo e pronti a lavorare subito, io spero che un euro venga impegnato già dal 2016. Spero, non dipende né dalla sottoscritta né da ANAS, né dal Ministero, spero dipende dalla capacità di ognuno di noi in questo momento di giocare una partita che ai vari livelli, con tutte le differenze per chi la sente di più e la sente di meno, credo che sia una sfida di civiltà non dell'Alta Val Metauro ma della provincia di Pesaro Urbino. È una cosa che finalmente ci può distinguere e per chi fa il parlamentare dopo anni che cerca di dimostrare che chi fa il parlamentare non è tutto brutto, perché sta sul territorio e porta a Roma le istanze del suo territorio, cioè cerca di fare quello per cui è stato nominato, parla, eletto, io, credetemi, questa è una sfida che ho colto dall'inizio e spero veramente con l'ausilio di ognuno di voi e di ognuno di noi di poterla portare a termine, perché come vi dicevo è una sfida di civiltà, ma dopo tanti anni di crisi noi non possiamo prescindere dal rilanciare il nostro territorio anche sul piano infrastrutturale, per cui se dal 1960 parliamo di Fano Grosseto, io spero che dal 2016 noi cominceremo a dire grazie anche a voi che la Fano Grosseto non è più un sogno del cassetto ma è una pronta e immediata realizzazione. Grazie. Chiedo scusa se dovrò andare via prima, lo dico subito, e devo prima la sicurezza. Buonasera a tutti, parlare dopo per ultimo non è, cioè dopo, poco prima dell'ingegnere Di Nella non è semplice, che più o meno tante cose sono già state dette.
Io ovviamente porto i saluti del Presidente Ciriscioli, il Presidente della Regione mi ha delegato come consigliere regionale a seguire questo, il progetto della Fano Grosseto. Questo vuol dire che come Regione ci puntiamo veramente, veramente tanto. La Regione è un soggetto, un ente importante in questi casi, perché il Ministero, quando il primo ente con il quale il Ministero parla, il Ministero delle Infrastrutture e anche ANAS, è sempre la Regione. Quindi avere una Regione che ritiene strategico questo tipo di intervento è sicuramente importante. Oggi la Regione ha deciso che la Fano Grosseto è una priorità strategica a livello regionale. L'abbiamo deciso perché in parte è già stato detto, da qua di là in questi anni purtroppo meglio, è andata avanti prima rispetto alla Fano Grosseto, quindi noi nel 2016 avremo la qua di là che sarà terminata, quindi il collegamento tra la A14 con le 45 e la 1, il grosso del collegamento verrà fatto tramite la Quadrilatero, cioè la strada che collega Ancona, Iesi, Fabriano, Perugia e la strada che collega Civitanova con Foligno, quindi la SS76 e la SS77. Quindi questo territorio rischia veramente di rimanere scollegato fuori da qualsiasi collegamento, dal collegamento con le infrastrutture strategiche dal punto della viabilità, ma infrastrutture di livello nazionale, e quindi la A1, la A14 e la E45. Non è stato detto che quest'anno, per il 2016, lo Stato, il Ministero ha messo circa 1.100.000.000, la cifra coincide, ma parliamo di due interventi diversi, anche per ammodernare l'E45. Chiunque di voi ha fatto l'E45 ha dei tratti che sono, come dire, ormai sono impercorribili, anche io faccio gli incontri anche con i camionisti, con gli autotrasportatori, e ogni volta che li incontro mi fanno presente che anche il fatto che le strade non vengono mantenute, è bene farle, ma è bene anche mantenerle perché crea dei grossi problemi. E quindi per l'E45 sono previsti oltre 1.200.000.000 per la manutenzione. L'intervento strategico per il territorio, pensate alle persone che verranno a lavorare quando partiranno i cantieri in questa zona, quindi tutto quello che è l'indotto dell'economia che in qualche modo porta un cantiere di questo tipo, un intervento di oltre circa 650 milioni proprio in questo territorio. Inoltre però siamo partiti anche dall'altra parte, noi vogliamo che questo sia un intervento che sia sostenibile dal punto di vista ambientale. Perché abbiamo detto che questo è un territorio che ha la principale risorsa, è quella come dire, delle bellezze naturali, delle bellezze ambientali che ci sono, e quindi è importante anche pensare a infrastrutture che riescono ad inserirsi nel territorio in maniera sostenibile. Ed è per questo che cerchiamo di fare questi incontri, cioè questi incontri si devono in qualche modo fare in modo che il progetto esecutivo, cioè l'ultimo, quello che verrà in qualche modo cantierato, sia un progetto che è stato condiviso con il territorio, ovviamente prima di tutto con gli amministratori, con i sindaci, con il presidente della provincia, ma ovviamente anche con i cittadini. La presenza così numerosa di voi questa sera dimostra quanto questo sia un'infrastruttura strategica alla quale tenete, ma penso che sia anche un'infrastruttura che volete appunto vedere, perché volete vedere quello che verrà fatto nel vostro territorio. La Regione, io mi sono preso questo impegno, che è l'impegno verrà convocato, ovviamente verrà convocato il presidente Ciriscioli, io andrò con lui o andrò al posto suo. Qualsiasi cosa farò in modo di venire di avere questo ruolo di collegamento tra il Ministero, ANAS e gli enti locali, quindi per riuscire ad aggiornare in tempo reale quelli che sono gli iter progettuali, come stanno andando avanti. Ormai con il Giro di Nella oggi ci stiamo dando del tutto, nel senso che ci sentiamo ogni settimana. E quindi voglio dare questa garanzia, cioè la garanzia di una Regione che non fa finta di interessarsi al territorio, ma che ha intenzione di interessarsi veramente e ci mette la faccia. Quindi io sono una persona che vivo a Pesaro, vengo in questo territorio per diversi motivi, voglio continuare a venire e a salutare le persone senza far finta di dover visitare dall'altra parte, perché magari non sono riuscito a fare il mio lavoro bene fino in fondo. Quindi vi ringrazio tanto, ringrazio il sindaco Ruzzi per aver organizzato questa serata, ovviamente anche tutti i presidenti della provincia, anche il presidente dell'Unione e i colleghi al mio fianco. E do la parola alle Girardinella, che vedete non è un amministratore ma è un ingegnere, quindi anche trovarsi davanti a così tante persone magari non è neanche semplice riuscire, però probabilmente è abituato. E grazie a tutti, buonasera. Buonasera a tutti e grazie per l'invito. Io sono Nicola Dinnella, sono funzionario di ANAS, in questo momento sono chiamato a raccontarvi questo progetto, quindi andiamo subito alla sostanza e vi racconto un po' che cosa è successo in questi mesi. Se
se posso, mi siedo, sto un po' più comodo con la presentazione. Allora, cominciamo nel raccontare che cosa sta facendo ANAS nelle Marche. Allora, gli investimenti complessivi dal 2006 ad oggi per lavori realizzati in corso e programmati ammontano a un totale di circa 600 milioni di euro. Sono divisi in questo modo: 270 per lavori ultimati, 120 per interventi in fase di attivazione, 210 per interventi programmati. A questi vanno aggiunti gli interventi che sono stati menzionati in precedenza sulla Valle, in particolare 385 milioni sulla 76 e 1 miliardo e 123 sulla 77, per un totale complessivo di 1,5 miliardi di euro. Le strade in gestione dell'ANAS. Attualmente ANAS ha 470 chilometri, a cui vanno aggiunti 42 della quadrilatera. Gli interventi di prossimo avvio sono riguardano un intervento in provincia di Ascoli, il lotto di Trisulco a Trasalto, il lotto funzionale, il primo lotto secondo stralcio, con un importo complessivo di circa 116 milioni di euro. Gli interventi in fase di progettazione, la variante tra Falconara e Baracco, il primo lotto tra Falconara e Torrette, la variante di Ancona, per circa 212 milioni di euro, aggiungo, ha già sviluppato tutte le procedure, quindi finanziabile e realizzabile. E dopo ci sono una serie di interventi di manutenzione straordinaria, sono 9 attive e 10 in fase di attivazione. L'itinerario 78, partiamo dal progetto originario del 2011. Allora, questo è una coreografia in grande scala dove si vedono le maggiori direttrici. Noi ovviamente stiamo parlando di quella rappresentata in giallo, e questa qua, stiamo andando da Grosseto, da Arezzo fino a Fano. È un collegamento che, ovviamente stiamo dicendo cose scontate, però ce lo ricordiamo. È una direttrice strategica prevista nella delibera di legge obiettivo, è una strada di grande comunicazione, è una direttrice che collega sostanzialmente la costa adriatica con quella tirrenica. È importante questa coreografia seguente, che mostra come questa arteria si articola nel territorio, partendo da Grosseto fino all'interconnessione con l'autostrada a Fano. È un collegamento che taglia l'Italia in due. La taglia è ancora più rappresentativa alla strada di precedenza, è un collegamento che serve veramente a raggiungere più agevolmente una costa e a dare quella strategicità che adesso manca. Aggiungo ancora un'altra questione: questo collegamento trasversale collega un'importante arteria, che è questa qua che è stata menzionata anche in precedenza, che è la famosa E45. L'E45 è una strada che attualmente ha un importante finanziamento pubblico, stiamo parlando di 1,8 miliardi di euro, e sono stati già previsti, programmati e in fase di avvio interventi di manutenzione molto importanti. È la direttrice sostanzialmente nord, quindi il nostro itinerario si inserisce proprio a livello macroscopico di sistema in uno scenario complessivo infrastrutturale italiano che necessariamente con quest'opera avrà una valenza superiore. Il tracciato ha origine all'altezza di Grosseto sull'Ave Aurelia, poi prosegue, sappiamo benissimo, fino al casello della 14. Lungo il tracciato le città sostanzialmente che vengono interessate sono Siena ed Arezzo in Toscana, Urbino e Fano nelle Marche, e poi l'intersezione con le 45, nonché l'autostrada del Sole A1. La lunghezza complessiva dell'intervento, 270 km. Come sono articolati? 61% in Toscana, per un totale di 164, 8% in Umbria, per circa 22 km, 31% nelle Marche, per circa 84 km. Questi sono dati complessivi, quindi collegamenti in fase di progettazione, in fase di realizzazione e programmati. Questa torta a fette dimostra come la parte predominante sia quella toscana, dove ci sono circa 164 km. Però, insomma, anche le Marche si difendono con i loro 84. Stato dell'arte. Allora, le progettazioni residue riguardano complessivamente 94 km.
Io da questi 94 km però non ho considerato né il lotto 4 né il lotto 9, che sono due lotti in Toscana, sono due lotti che sono già stati finanziati nel contratto di programma 2015 per complessivi 237 milioni di euro, quindi sono già stati estrapolati da questa presentazione. Il fabbisogno oramai conosciuto del progetto originario del 2011 ammonta circa 4,1 milioni di euro. Nella parte in fondo della slide si vede dove la parte terminale tra Mercatello Ovest e Santo Stefano di Gaeta, stiamo parlando di 37,5 km, mentre nel tratto Le Ville, Parmacciano e Guinza, in questa estesa complessiva di chilometri 30, dopo nella slide successiva vi mostrerò, vi farò vedere come sono articolati, sono anche previsti 6 km di Guinza. Inquadramento generale. Come dicevo prima, progettazioni dei siti ammontano a 94 km, di cui 56 km sono interventi fuori sede, interventi che risultano così suddivisi: 16 km in Toscana, 22 nell'Umbria e 18 km nelle Marche. Lo studio di fattibilità 2015. Allora, come nasce questo studio di fattibilità? Mi viene un po' da sorridere se penso a com'è nato, perché però mi piace raccontarlo, perché poi la sintesi di un sistema, senatrice, conosciamo benissimo. È nata da una telefonata che mi è stata fatta nel mese di luglio e mi è stato chiesto: Nicola, io sono Nicola per tutti, quindi quando mi chiamano Dinella poi sono in difficoltà. Nicola, abbiamo mai fatto uno studio di fattibilità sulle 78 per capire quanto costa ammodernandola? Domanda da un milione di dollari. No, e sono cascato anche io dalle nuvole. Evidentemente le pressioni della senatrice Fabbri, le pressioni del vice ministro Mancini e il sistema ministeriale, dopo aver eliminato da quel famoso elenco di luglio il progetto complessivo e aver sostanzialmente messo in discussione poi la società che era stata costituita per realizzare su quell'ipotesi di Frogent, che di fatto poi, cambiando lo scenario infrastrutturale, lo scenario economico e finanziario, ha avuto delle perplessità a livello di piano economico e finanziario, evidentemente c'è stata una certa sollecitazione del territorio. Questa sollecitazione si è manifestata in questa telefonata, dove mi è stato dato mandato immediato a noi di ANAS e al compartimento di Ancona di redigere uno studio di fattibilità finalizzato all'individuazione di soluzioni meno onerose. Questa è la verità. Però appaltabili per singoli stralci funzionali compatibili con i finanziamenti disponibili. Quindi lo scenario di riferimento rispetto al progetto originale 2011 è stato diverso, l'approccio è stato un approccio diverso. Siamo passati da un'ipotesi di project financing a un itinerario di 4 miliardi di euro, a qualcosa di profondamente diverso. Adesso vi dimostrerò che tutto sommato non è proprio diverso, però l'impostazione iniziale è stata questa. Fatemi dire che cos'è lo studio di fattibilità prima di farvi vedere le tavole successive. Lo studio di fattibilità è lo studio, dice la parola, è la fattibilità, però per noi tecnici è uno strumento fondamentale, perché ci dà la sensazione che un intervento si possa o non si possa fare, e qualora possa essere fatto, con che costi. I tempi sono successivi, perché dipendono dai costi, spesso, anche se non è sempre così. Quindi noi abbiamo redatto questo studio, uno studio veramente neanche di fattibilità, di prefattibilità, per cercare di capire se poi c'erano degli interventi che potevano essere realizzati nell'immediatezza, che potevano essere realizzati per stralci funzionali, e se, qualora il Ministero avesse predisposto una delibera di finanziamento immediata, noi il giorno successivo eravamo pronti per realizzarli. Questa planimetria mostra tutta la Grosseto-Fano. Il tratto blu riguarda il collegamento tra Grosseto all'autostrada 1, l'autostrada 1 è questa qua. Questo pezzo qua è il tratto di collegamento tra la Siena Bettolle e il nodo di Arezzo. Il tratto 2 in verde è questo qua, che arriva fino all'itinerario delle 45, e poi abbiamo il pezzo tra le 45 e Fano, che è questo rappresentato in giallo. Come vedete,
Quindi da tutta la suddivisione originaria in lotti, noi abbiamo praticamente rivisitato tutto il sistema e quindi siamo partiti nel rinominare anche i lotti. Il lotto 1 che vedete in basso sulla sinistra è il lotto di Siena, il lotto 2 è il nodo di Arezzo, il lotto 3 rappresenta il lotto tra le ville alla galleria di Parnacciano, compresa la Guinza, il lotto 4 è quello marchigiano tra la Guinza e la parte terminale del tracciato attualmente in esercizio. Ora il Ministero ci ha chiesto di valutare in questo studio di fattibilità degli interventi che potessero essere realizzabili. Mi piace precisarlo perché è una questione molto molto importante su cui invito a riflettere. Questi interventi sono evidentemente stati pensati come la sezione tipo qua in basso sulla sinistra, cioè una corsia per senso di marcia, quindi dove questa corsia per senso di marcia era già esistente, prevedere degli interventi di manutenzione, di allargamenti, di messa in sicurezza, di rotatorie, di ripristino di accessi, tutta una serie di questioni che possa essere trattate a livello locale, dove invece non era presente, magari prevederla. Quindi come è stato articolato? Come vedete, l'ammodernamento ha riguardato i lotti che vi ho fatto vedere in precedenza, Siena, Ruffolo, Arezzo e Mercatellozzo e Santo Stefano di Valle, mentre invece il tratto invariante era quello tra le ville di Montevarchi e la Guinza. Ovviamente per rendere funzionale tale ipotesi si è reso necessario sfruttare un pezzo autostradale, che è questo qua che abbiamo visto in precedenza, tra la Siena Bettone e lo svincolo di Arezzo. Anche se sono considerazioni che riguardano la Toscana, mi piace rendervi partecipi di questo importante progetto. Per cui, quali sono state le opere principali che sono ovviamente emerse da questo studio di fattibilità? Il punto di partenza è stata la Guinza, perché se noi non sistemiamo la Guinza, non la raddoppiamo, perché si parla di raddoppio, la galleria della Guinza è una galleria di 6 km, una galleria di 6 km rispetto agli standard normativi attuali, una galleria che ha importanti impianti di sicurezza, che deve avere importanti impianti di sicurezza, non è possibile nemmeno ipotizzare di fare dei cunicoli di emergenza o prevedere degli interventi per mettere in sicurezza lasciando una singola canna. Il Ministero da questo punto di vista è molto 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 fermo, quindi ci è stato chiesto anche in maniera molto decisa di raddoppiarla e quindi il punto di partenza è stato il raddoppio della Guinza. Dopodiché abbiamo pensato a mettere in esercizio quella esistente, che ovviamente va sistemata, c'è tutta una questione importante da sistemare, e poi la realizzazione è di alcune gallerie che vedevo nella slide successiva, l'abitato di Leville e di Ciberno. Ora, l'articolazione quindi nei quattro lotti che vedete in basso sulla destra è stata questa: nodo di Siena 28 milioni di euro, nodo di Arezzo 80, Leville Guinza 714, qui c'è compresa la doppia della galleria della Guinza, e poi interventi di adeguamento tra Mercatell'Ovest e Santo Stefano di Gaeta per complessivi 215. Ora, riflettiamo un attimo su questa prima ipotesi. Noi stiamo andando da Grosseto a Fano, abbiamo quattro lotti, i quattro lotti li lasciamo a un senso di dove sono a quattro corsie ne accettiamo, dove non sono a quattro corsie facciamo degli interventi di adeguamento di messa in sicurezza, come li abbiamo valutati in maniera parametrica, facendo dei sopralluoghi, chiedendo a professionisti che avevano redatto il progetto di raddoppio, il totale complessivo, quindi per completare questi itinerari ad oggi su questo studio di fattibilità, che è un'ipotesi, è di 1 miliardo di euro. Ora, questa è la parte più rappresentativa della parte invariante. Qui avete due tracciati, stiamo parlando del tratto tra le ville in basso sulla sinistra e la galleria della Guinza esistente in alto sulla destra. Questo tracciato blu è la strada esistente provinciale 200, questo qua è l'E45 giallo, questo è lo svincolo per l'E45, questo è l'abitato di Pristino, Citerna, Le Ville. Il progetto Magenta, che corre vicino al torrente Regnano, è il progetto originario. Quello blu invece è quello analizzato come prima ipotesi per cercare di capire, per dare un significato anche numerico alle ipotesi progettuali che sono state dettate. Seconda ipotesi, che cosa è successo? A valle di quella considerazione originaria, quindi abbiamo detto proviamo a fare uno studio di fattibilità, da dove partiamo? Da 4 miliardi di euro, dove vogliamo arrivare? A 1. Che cosa si riesce a fare con l'1? La tabella di prima, interventi, adeguamenti, messi in sicurezza con qualche variante.
raddoppiando la guinza. Dopodiché ci siamo chiesti, benissimo, ma se noi volessimo arrivare a 4 corsie, da Grosseto alle 45, che costo comporterebbe? Perché da 4 corsie alla corsia alle 45? Perché una parte di traffico importantissima adriatica finisce sulle 45, perché l'E45 è una direttrice non molto 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 importante, è una direttrice che si sostituisce alla parte tirrenica, alla parte adriatica, quindi un itinerario di lunga percorrenza e tantissimi veicoli, io uso questo termine tantissimo che proprio non è, fa parte dell'ingegneria, però non vi do i numeri perché li stiamo guardando in questo periodo. E quindi ci siamo chiesti, va bene, riusciamo a fare 4 corsie? Proviamoci. Quanto costa? Costa 980 milioni di euro, perché il nodo di Siena anziché 28 costa 113, il nodo di Arezzo anziché 80 costa 400, le ville e 45 compreso lo svincolo costa 435, quindi noi arriveremo alle 45 con 980 milioni di euro. Non guardate il miliardo e 100 che sto sopra che non è stato aggiornato. Da dove è partita questa ipotesi? È partita da uno studio di traffico che, ripeto, stiamo completando. Perché quando si fa una nuova infrastruttura, al di là dei luoghi comuni, 2 corsie, 4 corsie, 8 corsie, è importante fare un piano economico-finanziario, è importante fare un'analisi economica, uno studio di traffico. E quindi abbiamo detto, intanto ci proviamo per farci un'idea, perché lo studio di fattibilità dà l'idea. Qualora lo studio di traffico dovesse dimostrare che il livello di servizio e l'itinerario dalla parte adriatica alle 45 dovesse essere una parte gestita a 4 corsie, 2 per senso di marcia, il costo complessivo sarebbe di 980 milioni di euro. Vabbè, siamo arrivati a 980 milioni di euro, cerchiamo di capire come arriviamo. Questa è una slide importante che riguarda il nodo di Arezzo, ve la racconto brevemente ma mi piace farvela vedere per farvi vedere le opere che sono state previste in questa prima valutazione. Abbiamo detto che sfruttiamo la predella autostradale da Bettolle allo svincolo di Arezzo, questo collegamento in verde è un raddoppio autostradale in fase di realizzazione da parte di Autostrade dell'Italia, a dire il vero è in fase programmata, non è ancora realizzato. Questa è una predella di collegamento per l'attuale sede 78 che sta qua in basso sulla sinistra, questo tracciato blu invece è la variante che abbiamo previsto, che si articola sostanzialmente a raso fino allo svincolo di Arezzo, prosegue dallo svincolo di Arezzo attraverso lo svincolo dello stadio con una serie di opere importanti, tra cui una galleria di 890 metri, una di 1,8 km e un paio di viadotti, fino a connettersi lo svincolo Scopettone, la parte terminale del nodo di Arezzo, in particolare verso il Palazzo del Pero, fino alle 78. Questo invece è il tratto che riguarda le ville dei 45. Come si vede, il tracciato magenta è il tracciato originario, quello blu è l'ipotesi che abbiamo fatto noi e che sarà sicuramente discussa con gli organi tecnici comunali nelle prossime settimane. È un'ipotesi, quindi l'abbiamo valutata. Ovviamente abbiamo messo giù le opere per cercare di capire quanto potesse costare, quindi viene fuori una galleria denominata Le Ville di circa 600 metri e poi ancora più avanti, la parte di Cisterna, c'è una galleria di 1,6 km fino ad arrivare all'interconnessione nei pressi della Vita di 16 con l'E45, che è questo giochino qua sotto, con importante opera di attraversamento del fiume Tevere, qui c'è un viadotto di 1,2 km. Però siamo arrivati all'E45, manca un pezzo che è quello dell'E45 a Fano. Come ci arriviamo? Ci arriviamo in questo modo qua. La sezione tipo ipotizzata è sempre una sezione tipo una corsia per senso di marcia, una C1. E quindi noi che cosa abbiamo provato a fare? Abbiamo provato a realizzare una predella di collegamento usando la sede della strada provinciale 200, abbiamo raddoppiato la galleria della Quinza e poi abbiamo previsto una serie di interventi messi in sicurezza tra Mercatellopa e Santo Stefano di Gauto e il totale complessivo è risultato essere 845 milioni. Eccoci qua, in alto a sinistra si vede la parte strettamente marchigiana, qua stiamo parlando del collegamento finale, quindi E45 fa. Questa è la galleria realizzata della Quinza, lo vedete in
basso c'è questo tattino blu che evidenzia lo studio di fattibilità, questo tattino rosso evidenzia le opere realizzate. Le opere realizzate, a parte la canna della galleria delle Quinza, c'è tutto questo bel tratto di circa 2 km, 500 metri, 400 metri, che necessariamente andrà ripristinato, saranno previsti interventi importanti di manutenzione. Quindi la prima cosa da fare è raddoppiare la Quinza e sistemare questo tratto ad oggi parzialmente realizzato. Dopodiché la parte che più volte segnalata anche dagli amministratori locali va un attimo sistemata a livello di tracciato è quella che riguarda la parte di Mercatello sul Metallo. Quella che vedete sotto è la tracciato della parte definitiva, quella che vedete in alto è la parte dello studio di fattibilità, dove sostanzialmente abbiamo ridotto la lunghezza della galleria spostando il tracciato. È una prima ipotesi che discuteremo con i tecnici locali, ma ha un'importante opera che è quella di una galleria di 650 metri e il vedotto sul Metallo di 100. Ancora più avanti, l'importante variante che è stata studiata è quella che riguarda il superamento del vietato di Urbania. È un tratto di circa 5,5 km, come vedete, sostanzialmente ricalca quello del progetto definitivo, a meno di considerazioni locali che sono state sviluppate in considerazione della cartografia disponibile e delle considerazioni che ci sono state rapportate. Ancora più avanti, la parte terminale che si collega ai pressi del vietato di Canavaccio, di lunghezza circa 4,5 km, rivede sostanzialmente il tracciato della zona industriale, parte di questa è già presente, quindi ammoderniamo, fino ad allungare con una galleria di circa un chilometro per la predella di Urbino, per dare un collegamento diretto nella parte nord della regione, lato nord e lato mare. Dove siamo arrivati? Siamo arrivati quindi a capire di questo 1,8 miliardi come vengono suddivisi gli investimenti. Allora, il nodo Lodo Siena abbiamo detto che costa 113 milioni di euro, il nodo di Arezzo 400, le ville e 45 compreso svincolo sempre 435, il tratto dell'adeguamento della provinciale 200 intorno ai 185, il raddoppio messo in sicurezza della Quinza 380, la galleria della Quinza Santo Stefano di Carta 280 milioni di euro. Ora, nelle slide che vi ho rappresentato in precedenza, noi abbiamo parlato di nuovi interventi, interventi principali, interventi invarianti, interventi fuori sede. Però su tutti i 37 chilometri che sono previsti dalla galleria della Quinza alla parte terminale del tracciato, saranno comunque gestiti a livello locale con opere di manutenzione sia ordinaria che straordinaria tutte quelle problematiche che riguardano gli accessi, riguardano le rotatorie, riguardano le opere di messa in sicurezza, riguardano dei punti particolari, riguardano delle cuspidi. Quindi in quel costo complessivo di 280 milioni di euro, oltre alla variante per la strada provinciale del Urbino, ci sono anche tutti questi interventi che hanno un costo ad oggi stimato parametricamente, ma sicuramente sarà oggetto di discussione con gli enti locali che hanno già intenzione di fare un report dettagliato di tutta la tratta, indicando ad ANAS quali sono le priorità esecutive degli interventi di messa in sicurezza immediati. La parte importante delle opere di prossimo avvio riguarda il lotto di Trisungo che vi raccontavo in precedenza, un lotto importante di variante alla Salaria che ha una galleria di 1,8 km, denominata Galleria di Trisungo, è una galleria di Monte Castello leggermente inferiore. È un importante intervento che modifica molto, diciamo, l'andamento della Salaria in quel pezzo, perché è una strada che si appoggia morfologicamente al territorio e quindi questa rettifica planoaltimetrica è sicuramente una modifica a livello di funzionalità importante, perché aumenta decisamente il livello di servizio. Le gallerie sono due, vi dicevo, una di 1,8 km, l'altra di circa 200 metri e in queste slide che vedete rappresentate sulla destra, nella parte superiore si vede lo stato attuale, nella parte inferiore si vede l'imbocco della galleria, che è questo qua, cerchiato qua sotto, e col quale imbocco, questa è la strada rilevata, che parte ed entra dentro con l'imbocco in galleria naturale.
Fine della presentazione. Grazie. Salutiamo l'onorevole Camilla Fabbri. Vivo di una bambina di 13 anni da recuperare. Allora, iniziamo questa, diciamo, carrellata finale di interventi diretti dei protagonisti che rappresentano il territorio della nostra Unione Montana. Quindi cominciamo a dare la parola ai sindaci. Io comincerei, non lo vedo, dal sindaco di Fermignano, Giorgio Cancellieri. Si è nascosto. Allora, andiamo avanti. Diamo la parola a Maurizio Gambini, il sindaco di Urbino. Quindi partiamo con Giorgio Cancellieri, sindaco. Grazie a tutti, buonasera a tutti. Allora io dico questo, sono, come dire, abbastanza spiazzato rispetto a questa ipotesi progettuale che secondo me non dice molto, dico la verità. Io sono ancora orientato e penso al vecchio progetto della provincia, guardo Pacapiro, noi abbiamo approvato sempre nei nostri consigli comunali sempre ordini del giorno che andavano in quella direzione. Noi non abbiamo mai sposato sui territori le varianti che sono state poste, no, in un secondo momento, quelle che evitavano la costruzione di gallerie, che aumentavano i costi. Noi abbiamo sempre pensato che il primo progetto era quello che i territori avevano sposato, quello della provincia, il vecchio progetto provinciale, era quello che i territori, ripeto, avevano sposato perché era il progetto che aveva meno impatto sul territorio. Ed era il progetto sul quale poi i nostri comuni avevano fatto i piani regolatori, conseguentemente, ripeto, sempre per progetto. Oggi vedo un'ipotesi progettuale completamente nuova, pare che sia tutta da discutere sui territori. Io in questo momento non mi sento di esprimere pareri favorevoli o pareri contrari. Voglio nel mio territorio vedere bene cosa pensa la mia popolazione su questa nuova ipotesi progettuale, sul quale non vedo grossi cambiamenti nella parte che riguarda il mio comune rispetto alla strada che ho adesso. Però mi permetto di esprimere alcune perplessità. Ci sono delle frazioni importanti, molto popolose, che vengono attraversate attualmente dalla strada provinciale. Non so quale sarà il progetto all'interno che passerà, ripeto, rispetto a uno sviluppo della strada attuale, non so quale impatto potrà avere rispetto alle frazioni di San Silvestro e di Calagostina che sono attualmente attraversate dalla strada provinciale e sul quale sarà previsto un potenziamento di quella strada, perché lì ci sono le abitazioni che sono fortemente a ridosso della strada provinciale. Non capisco come si possa allargare quella strada e non capisco come si possa riversare in quella strada un traffico che diventerà assolutamente superiore a quello attuale. Quindi ecco. Ripeto, voglio che voi siate più chiari nell'ipotesi progettuale e voglio che comunque dietro questa chiarezza progettuale io voglio andare gente voglio andare dalla mia popolazione, voglio andare nel mio consiglio e discutere, ripeto, di questo progetto, perché qualche perplessità mi riguarda.
settimane. Dopodiché non sto qui a discutere dell'importanza, no, di questa strada, del quale non possiamo rinunciare. Non possiamo rinunciare a ridare respiro e futuro ai nostri territori attraverso una viabilità nuova, attraverso una viabilità più adeguata, attraverso una viabilità più forte che porterà, ripeto, ricchezza al territorio, come hanno detto i miei colleghi. Quindi assolutamente aperto a discutere e a prendere in considerazione questa nuova ipotesi progettuale con queste perplessità, perché il mio comune ha sposato un primo progetto. Questo per me è una cosa nuova, benissimo, territori ne discutiamo, assolutamente aperto, perché ripeto, questa strada è fondamentale, e quindi dai, io mi riservo di riesprimere in futuro un apprezzamento o delle perplessità che, ripeto, voglio condividere col mio consiglio e con la mia gente. Grazie. Buonasera a tutti. Allora, è evidente che Giorgio ha messo sul piatto alcune preoccupazioni che non sono solo le sue, ma sono anche dei sindaci, sono anche, no, dei cittadini. Però io questa sera voglio dirvi questo: per la prima volta l'ANAS, lo Stato, ha messo sul piatto dei soldi, ha messo sul piatto delle somme importanti, ha messo sul piatto, sul nostro territorio, delle somme che il nostro territorio non ha mai visto. E si parla, per adesso, si parla di 800 milioni di euro. Per adeguare le nostre strade, allora lo sapete tutti, lo sanno chi ha delle attività economiche, chi ha delle attività di trasporto. Sapete benissimo come sono messe le nostre strade, specialmente le strade provinciali, non per colpa della provincia che sta facendo tutto il possibile con le poche risorse che purtroppo ha, ma per la situazione. Non abbiamo la possibilità di andare in altre valli, no, non abbiamo la possibilità di andare lungo. Allora abbiamo per la prima volta la possibilità di ragionare, abbiamo per la prima volta la possibilità di andare, di attraversare gli Appennini, abbiamo per la prima volta la possibilità di adeguare le nostre strade, abbiamo per la prima volta la possibilità di bypassare centri importanti. Allora io dico di provarci, di metterci a tavolino, di ragionare con l'ANAS, di ragionare tra noi sindaci, e insieme penso che ce la possiamo fare. Penso che è un'occasione che non dobbiamo farci perdere. Rispettando il nostro territorio, le nostre valli, rispettando quelle che sono state le battaglie dei comitati contro le varianti, perché effettivamente avevano le loro ragioni, perché non il progetto originario, ma il progetto della strada, eccetera, danneggiava fortemente i nostri territori. Allora io dico che da oggi, con questa assemblea voluta dai sindaci e dalla senatrice che adesso è andata via, da Fabio, dalla regione, da oggi è possibile ragionare, perché c'è una volontà, perché ci sono disponibilità economiche. E io dico di prendere in mano questa situazione e insieme portarla avanti, perché forse un'occasione del genere non ci ricapita.
non ci ricapita. Grazie. Io sto qui perché lì è troppo alto e dopo non mi vedete, mi sentite solo. Buonasera a tutti, sono il sindaco di Mercatello, io ringrazio tutti i presenti, ringrazio ANAS per averci ridato la possibilità di parlare della Fano Grosseto dopo anni che non se ne parlava più. Io volevo ribadire quello che è stato detto, che ho detto a Fano per quanto riguarda la posizione di Mercatello. Mercatello vuole la Fano Grosseto, Mercatello più di tutti gli altri vuole la Fano Grosseto perché è l'unico paese del territorio che ha dato tanto per la Fano Grosseto ed è l'unico paese che tutte le mattine quando i miei cittadini vanno a camminare nella bellissima valle, una volta bellissima valle della Guinza, vede le terme incompiute. Quindi Mercatello la vuole la Fano Grosseto, però non la vuole subire e questo lo dico a grande voce, non la vuole subire perché? Perché l'abbiamo subita in questi anni, abbiamo lo scempio davanti agli occhi e quindi vogliamo avere voce in capitolo, vogliamo dire la nostra, vogliamo essere nei tavoli di ANAS e del Ministero per dire a gran voce, per dire quello che vogliamo fare. Vogliamo partire soprattutto, e questo lo ribadisco, dal progetto esistente della provincia. È da lì che parte tutto, è da lì che si inizia a parlare per un nuovo progetto e per nuovi tracciati. Io le chiedo una cosa, forse non ho capito bene, i 100 metri di viadotto, dove forse non li ho capiti, dove andrebbero? No, perché se i 100 metri di viadotto sono all'entrata di Mercatello, noi non vogliamo la Fano Grosseto. Questo è chiaro e assolutamente abbiamo dato e non vogliamo più dare. Le chiedo perché non lo so quando uno svincolo e i 100 metri di viadotto. Sì, sì, però scusi un attimo. Adesso io le faccio vedere i 100 metri di viadotto. Però questa sua osservazione che io insomma con questa valimetria rispondo, il viadotto sta qua per superare il Metauro perché altrimenti passare dalla parte opposta. Io tra l'altro no, scusate un attimo. Questa parte qua, questo è il Metauro, quindi o lo superiamo in viadotto oppure non passiamo dalla parte opposta. Fatta tanto, io scusa, è affluente, capito? Cambia come il giorno e la notte Sant'Antonio in Italia. Sempre un'opera d'attraversamento si rende necessaria, a meno che non ci sono delle soluzioni che io non conosco per superare un torrente.